Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi propone un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi, come tutto l'internet in questi giorni, parliamo di No Man's Sky. Di No Man's Sky si è parlato tantissimo sulla rete attorno alla sua data di uscita e anche con delle ragioni. Quindi andrò molto brevemente su quello che è No Man's Sky per poi arrivare a quali sono i pregi, quali sono i difetti e se vale la pena e se vale i suoi 60 euro. Allora, No Man's Sky fondamentalmente è un gioco che si è presentato qualche anno fa nelle anteprime delle tre come un gioco che ci avrebbe dato la possibilità di esplorare un numero infinito di pianeti. Ogni pianeta sarebbe stato diverso, con una sua fauna differente, una sua flora differente e tante belle cose da fare. No Man's Sky è un gioco le cui meccaniche centrali sono quelle di livellare il proprio personaggio sotto forma della propria tuta, della propria astronave e della propria pistola, e quella di raccogliere delle risorse per permetterci di fare questo. Quindi la ricerca delle risorse, dalle più comuni alle più rare, sarà parte centrale del nostro viaggio all'interno della galassia. Oltre a questo ci sono tutta una serie di cose che sono opzionali e che diciamo dipenderanno da quale sarà il nostro approccio al gioco. Quindi potremo sia andare a catalogare specie all'interno di ogni pianeta, andare a cercare di catalogare tutte le forme di vita su un pianeta, piuttosto che andare a fare del commercio intergalattico, piuttosto che andare a essere predoni, piuttosto che cazzeggiare e basta. Non c'è un obiettivo vero e proprio, c'è un obiettivo che è molto blando, nel senso che è quello di arrivare al centro della galassia, ma tale obiettivo non ci viene spinto in nessun modo durante il gioco, cioè nessuno ci dirà vai là. Ci viene detto, diciamo, dal blurb del gioco, dalla descrizione del gioco, ma poi nessuno dentro il gioco ce lo dice veramente. In No Man's Sky quindi possiamo fondamentalmente fare un po' quello che ci pare. Questo è più o meno come funziona No Man's Sky. In prima persona, lo potete vedere dalle immagini che mi è doveroso dire che hanno dei cali di frame rate dovuti al software di registrazione, quindi se volete donare per il mio nuovo PC potete farlo, ma che nel complesso, giocato su un PC di media potenza, è fluido, non dà grossi problemi, certo non a livello di qualità ultra, però devo dire che non mi ha dato nessun tipo di problema di fluidità giocando, neanche mentre registravo, cioè rallenta la registrazione ma non rallentava il gameplay, tanto per capirci. Quindi qualunque calo di frame rate che vedete nel video qua di fianco a me è dovuto alla registrazione, il gioco non ce li ha, non ha problemi tecnici di questo tipo. Ok, incominciamo a fare un piccolo excursus brevissimo sulle cose che non sono colpa di No Man's Sky, ma sono comunque dei piccoli difetti, nel senso che la cosa più grossa che mi viene subito da dirvi è che No Man's Sky è un gioco molto ambizioso, in più punti si scontra con questa sua ambiziosità e quindi ha dei problemi di tipo tecnico, siccome un gioco completamente senza caricamenti. Essendo un gioco completamente senza caricamenti, noi assisteremo al pop-up delle cose, cioè quando le cose ci compaiono davanti agli occhi perché il software le ha caricate, ok? Che in No Man's Sky, devo dire, è molto presente e un po' fastidioso. Mi rendo conto che sia un problema che è difficile da risolvere proprio per l'ambiziosità del progetto, quindi non lo elenco tra i difetti, ma lo elenco tra le caratteristiche diciamo base di No Man's Sky. Se il pop-up così gli dà fastidio, No Man's Sky vi darà molto fastidio molto spesso, sempre praticamente, ogni volta che entrate in un nuovo pianeta. L'altro problema è che No Man's Sky ci dà una grande libertà, soprattutto per quanto riguarda i nomi. Noi potremmo dare dei nomi alle cose che scopriamo, che è molto carino perché possiamo dare un nome alle galassie, possiamo dare un nome ai pianeti, è un po' eccessivo quando possiamo dare un nome a tutte le specie vegetali, a tutte le specie animali, non perché non sia bello avere questa cosa, ma perché l'averla fa sì che poi non lo faremo più. Perché è troppo, è soverchiante il numero di cose che possiamo nominare, e non essendo noi dei biologi, non essendo noi nessuno che fa questo di mestiere, quindi ho la conoscenza per farlo, finiremo molto presto i nomi belli che ci vengono in mente, passeremo ai nomi scemi che ci vengono in mente, poi passeremo a non fare un fico secco. Ok, adesso parliamo delle cose belle di No Man's Sky e poi delle cose brutte. Premettendo un'altra piccola cosa, abbiate pazienza, questo video sarà un po' più lungo, ma è un gioco iperatteso sul quale c'è una marea di cui parlare, potrei parlare un'ora su No Man's Sky, ok? Allora, cercherò di essere conciso. No Man's Sky è due cose. No Man's Sky è un gioco, No Man's Sky è un'esperienza. Nella versione iper breve è
No Man's Sky riesce alla grande come esperienza, riesce molto molto meno bene come gioco. Allora, l'esperienza è quella di esplorare l'universo. L'esperienza è quella di avere a disposizione un universo infinito nel quale andare, di pianeti da visitare, di cose da vedere, di come software turistico è fantastico. Come sensazione di andare in giro per il mondo, per l'universo, è molto molto bello, trasmette molto molto bene questo, anche grazie a delle scelte di gameplay. Per esempio, non esiste il viaggio a tempo zero dentro No Man's Sky, anche utilizzando i booster, il motore a curvatura, eccetera eccetera, se tutti i viaggi avranno un tempo, e questo rende il viaggio, lo spostamento da un posto all'altro, per quanto breve, per quanto andare da un pianeta all'altro ci vogliono magari 30 secondi, ok? Però lo rende un viaggio reale che noi dobbiamo fare, intraprendere, rimuovere completamente il teletrasporto, che avrebbe reso tutto molto più semplice, ok, a livello di gioco, arricchisce l'esperienza di visitare questi luoghi dove noi dovremo effettivamente visitarli. Ok, poi ci sono un sacco di cose dentro No Man's Sky. No Man's Sky è un gioco immenso, sia a livello di mero numero di pianeti visitabili, ok, che non sono visitabili dagli utenti neanche visitandone uno al secondo, ok, sia a livello di cose che ci sono da fare sul pianeta, nel senso che i pianeti sono ricchi, hanno una ricca, alcuni di più, alcuni di meno, hanno una ricca fauna, hanno una ricca flora. Se decidiamo di intraprendere il viaggio del naturista, e quindi non del nudista, di quello che va a catalogare le specie animali e vegetali, ogni pianeta sarà una lunga avventura, perché trovarle sarà complicato, bisognerà cercarle, non avremo gli strumenti per ricercarle, che è una delle cose che sono negative di No Man's Sky, cioè che tutta la parte di strumentazione è estremamente carente, non supporta i vari tipi di gioco che vogliamo fare, ma ci arriviamo dopo. E questo approccio, l'approccio dell'andare in giro per i pianeti, esplorarli, visitarli, è un approccio che ci porterà a piccoli momenti di meraviglia. Quando faremo qualcosa di nuovo, quando scopriremo un nuovo minerale, quando troveremo delle forme di vita particolarmente strane, che saranno piccoli di momenti di meraviglia sparsi nella lunghezza della nostra giocata. Lo fa molto bene questo. Il piacere di andare in giro è assolutamente palpabile. Se volete giocare No Man's Sky, comprare No Man's Sky per questo tipo di esperienza, No Man's Sky vale il suo prezzo, vale l'hype che c'è stato, vale il fatto che sia un gioco iperatteso. Punto. Spostiamoci alla parte di gioco e non di esperienza. A livello di gioco, No Man's Sky è un gioco estremamente, estremamente carente. E questo è il problema che si manifesta su internet nella grande disparità che c'è di voti nelle recensioni, perché chi lo recensisce come esperienza lo recensisce bene, chi lo recensisce come gioco non può che recensirlo male. Perché? Perché No Man's Sky, con tutta questa enorme distesa di possibilità, alla fine ci dà poco da fare. Anche gli obiettivi che noi ci possiamo porre non sono supportati dal gioco stesso, quindi io decido di fare la catalogazione delle specie di un pianeta, non potrò avere degli strumenti che mi aiutano a fare questo. Addirittura all'interno dei pianeti io non ho la mappa, non esiste una mappa, dovrò navigare a vista, spostarmi a vista, che è una cosa estremamente frustrante, perché mi rendo conto che il pianeta sia inesplorato, ma almeno le zone dove sono state fammele vedere, aiutami a non perdermi, anche perché ho le astronavi, non ho un software cartografico, giuro che era fattibile, era anche plausibile. O fammi scegliere se averlo o no, fammi scegliere se utilizzare, cosa che No Man's Sky fa, uno spazio nel mio inventario per mettere l'upgrade mappa, che io non ho, se c'è io non l'ho trovata e nessuno mi ha detto che c'è, perché No Man's Sky è un gioco che non ti dice niente, vai, esplora, cerca, scopri come cavolo si fanno le cose. No Man's Sky ha il problema, un altro problema, il problema che anche nella parte di raccolta di minerali e commercio non è sviluppato per bene, nel senso che uno dei problemi più grossi che ci sono in No Man's Sky, se vogliamo intraprendere la strada del commercio, è quello dello spazio dell'inventario estremamente limitato. È di nuovo uno di quei giochi anni 90 in cui dovremmo fare del management, del micromanagement dell'inventario per far stare tutte le cose dall'inventario della nostra astronave,
considerato che quello che è nella tuta non viene perso se moriamo, quello che è nell'astronave sì, se moriamo nello spazio, giù a terra non lo so, perché non sono mai morto giù a terra, grazie al cielo. I power-up che noi prenderemo nella tuta, nelle armi, nelle cose, serviranno a fare che cosa? A espandere lo spazio dell'inventario, a minare più velocemente, a surriscaldare meno l'arma. Fondamentalmente, tre quarti, quattro quinti dei power-up che ci sono, dei potenziamenti del livellare che abbiamo nelle nostre cose, non sono nuove funzionalità, ma sono riduzioni della frustrazione delle funzionalità che abbiamo. Ok, quindi mi frustro di meno perché la mia pistola scava più in fretta, mi frustro di meno perché si surriscalda di meno, mi frustro di meno perché posso portare più minerali e quindi se trovo un minerale non devo scartare un altro che magari mi serve. È un peccato che non sappia No Man's Sky rinnovare il suo gameplay con le ore di gioco, cioè non ci dia mai delle cose nuove che sappiamo fare, a parte la prima oretta di gioco dove scopriamo tutte le funzionalità che abbiamo. Tutto il resto, fondamentalmente quella prima oretta di gioco ci darà tutte le capacità che avremo all'interno di No Man's Sky. Sì, c'è qualche schematic che possiamo trovare, c'è qualcosa in più che possiamo fare, la pistola può lanciare granate, prima non le poteva lanciare, eccetera, ci può sparare, prima poteva solo minare, va bene, ma fondamentalmente quello che potremo fare sarà quello che possiamo fare nella prima mezz'ora di gioco. Ok, No Man's Sky ha un altro problema. È privo di veri pericoli, non è un survival. Non immaginate No Man's Sky come un survival, qualcuno l'ha paragonato a un survival, ma non lo è, perché noi non siamo mai davvero in pericolo. Morire in No Man's Sky è veramente difficile, a meno che non diventiamo pirati spaziali, nel qual caso è estremamente semplice morire, c'è niente da fare, estremamente facile morire. E anzi, al punto che è frustrante, al punto che essere pirati spaziali dentro No Man's Sky vuol dire sparare a una nave, raccogliere il carico, ok? Farsi uccidere, andare a recuperare il carico che abbiamo perso, perché il nostro livello di ricercato torna a zero una volta morti. Che non è un bel modo per raccontare un'epopea spaziale nel momento in cui io decido di dedicarmi al brigantaggio. Ok, ci sono un altro tot di piccole cose che non sono piccole, non è vero che sono piccole, perché il fatto che la musica sia anonima e ripetitiva non è una cosa piccola. Il fatto che No Man's Sky è un grosso. Il fatto che la varietà di No Man's Sky sia una varietà finta è un grosso problema di No Man's Sky. Perché dico una varietà finta? Vi faccio un esempio. Posso avere un numero infinito di animali. Ok? Peccato che gli animali sì siano un numero infinito di aspetti, ma abbiano sempre due o tre comportamenti, ok? Quelli che ti ignorano, quelli che scappano, quelli che ti attaccano, quelli che ti attaccano se ti avvicini, quattro. Allora una varietà puramente estetica, puramente grafica. Io sì vedo un sacco di specie di animali che sono tutte identiche, ok? Mi è capitato di andare su un pianeta a fare la catalogazione completa del pianeta, ok? E trovare 10 specie di animali, di cui 10 specie di grossi di bovini erbivori che brucano, ok? Un po' più grossi, un po' più piccoli, un po' più tozze le zampe, un po' meno tozze le zampe, la testa fatta in un modo, la testa fatta in un altro. Trovare 10 specie di erbivori che brucano, ok, ma dov'è l'emozione di questa cosa? Sì, poi ne trovi magari 9 specie di erbivori che brucano e una che ti attacca, ok, mi difendo, va bene, ma questi sono i comportamenti, cioè ho infinita varietà che però non è vera, è finta l'infinita varietà. Che senso ha l'infinita varietà se poi non è un'infinita varietà di opzioni, ma è solo un'infinita varietà di cose da guardare? Ultima cosa, che è un difetto di No Man's Sky per quanto mi riguarda, e questo è soggettivo, quindi lasciamo da parte l'oggettività per un secondo, vi do un parere strettamente personale, che in un gioco in cui lo scope, l'ampiezza del gioco è la galassia, in cui tutto quello che noi facciamo è su scala galattica, ok, scopriamo un nuovo pianeta, che senso ha se poi il feeling è quello di non avere nessun tipo di impatto? Se i pianeti che troviamo sono sempre inesplorati, o almeno nel 99% dei casi sono inesplorati, che senso ha se
Tutto quello che noi facciamo non ha poi un effetto pratico nell'universo sul quale stiamo andando ad agire. L'impressione di No Man's Sky è una grossa impressione di solitudine. Siamo soli nell'universo in maniera quasi deprimente. Nonostante gli obiettivi che ci poniamo, quello che facciamo non ha un vero impatto. È un gioco, secondo me, che al di fuori della meraviglia in sé è un gioco molto, molto, molto deprimente. Ci sentiremo molto soli a giocare a No Man's Sky. Va bene, cose su No Man's Sky ce ne sarebbero da dire tantissime. Vi lascio, dopo i saluti, vi lascio ad un bel bacco che mi è capitato, perché No Man's Sky non è esente da bachi, ma su un gioco così grosso i bachi sono accettabili, perché è molto difficile trovarli tutti, ok? Non sono bachi che in qualche modo pregiudicano quello che ho detto del bene e del male di No Man's Sky. Succede, va bene, sei in 8 ore di gioco, all'improvviso mi trovo compenetrato in una roccia e devo ricaricare, pazienza, lo farò. Va bene, questa era la mia opinione su No Man's Sky. Vale 60 euro? Vale 60 euro se volete l'esperienza, non vale 60 euro se volete il gioco. C'è poco da fare, secondo me. Questa è la mia opinione. No Man's Sky costa appunto 60 euro su Steam, è stato sviluppato dagli Hello Games e io vi ringrazio per aver seguito questo episodio lunghetto di Unnecessary Pixels. Vi lascio al bacchetto dopo il video. Ciao! Thank you.